è la seconda degli arrivi che sono stati previsti, con una commessa importante che la regione ha fatto insieme a UPMC, potendosi avvalere di una rete di collaborazione internazionale. Anche gli aerei che hanno effettuato il trasporto sono stati direttamente sostenuti dalla regione. È una fornitura importante, di cui questa è soltanto la seconda consegna, che vale qualcosa più di 10 milioni di euro. Questo significa che i circa 300 tonnellate di cui ha parlato il presidente Musumeci al primo arrivo hanno visto il secondo step questa settimana, probabilmente un ulteriore step con trasporto aereo la prossima settimana, e poi il grosso del carico che arriverà via nave. Dovremo abituarci probabilmente per ancora molto tempo ad utilizzare degli elementi di protezione. La fornitura, questa in modo particolare, è diretta essenzialmente alle strutture ospedaliere, ma il Presidente ha voluto che si estendesse la fornitura ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta, alle guardie mediche e soprattutto anche a quelle aree di fragilità, penso alle case di riposo per anziani, alle residenze sanitarie assistite. La nostra fase 2, che è economica ma che è anche una fase 2 sanitaria, dovrà vederci abituati il più possibile a momenti di distanziamento e di protezione individuale.